decisione di denunciare. Raramente ha paura del suo maltrattante o aggressore. Difficilmente ha paura di affrontare un processo. Ha paura di se stessa. Ha paura di non farcela reggere la tensione. Ha paura di essere giudicata, intesa, svalutata dalla comunità in cui vive. Ha paura del terremoto economico che comporta, che può comportare questo outing, questo ha paura di non essere creduta, soprattutto. Poi è chiaro, ci sono situazioni limite in cui la paura è una paura di una ulteriore aggressione fisica, di una ritorsione, di una vendetta, ma sono veramente situazioni estreme. La reattività più frequente, il timore che crea la riserva mentale, è molto più blando ma è altrettanto insidioso. Sono riflessioni davvero importanti quelle che ci sta consegnando Roberta Gallego, sostituto procuratore della Repubblica Tribunale di Bologna, che ci dà